Benvenuti ad Alba Fucens, città romana dedicata al sorgere del sole, nome nomen, per la lunga vita dal III secolo a.C. ai giorni nostri. A fasi ovviamente alterne, invasioni e terremoti permettendo, ma la fedeltà a Roma gli conferì, oltre alla dignità della cittadinanza, 700 anni di splendore, seguito da un'esistenza medievale, sovrapposizioni della storia ancora visibili sullo sfondo dei Monti Velino e Magnola. Sito archeologico dai resti imponenti, soprattutto per l'impianto centrale della Civitas Romana ben conservata, a partire dal Tempio di Ercole, vicino alle terme e di fronte al Macellum, il mercato, perché la divinità era una garanzia per i negozi. Poi ci sono le taberne e le botteghe lungo la via Tiburtina Valeria, con attraversamenti pedonali sopra il livello delle carrozze, e la pietra miliare con iscrizione della distanza da Roma. E il foro romano, ora ricoperto, e ancora la basilica dove si amministrava la legge anche per i re detronizzati qui inviati in esilio, e persino alcune abitazioni con le mura conservate fino al piano superiore. Una città con una rete fognaria intatta, così che anche dopo giorni di pioggia il suolo rimane asciutto. Ma la vera sorpresa è l'anfiteatro, che rivela ancora oggi il suo immutato splendore, quale agone dei combattimenti dei gladiatori, con un ingresso a parte per le bestie feroci. Alba Fucens fu fondata esattamente in questo posto perché si trova lungo il percorso che dal Tirreno, cioè da Roma, conduceva verso l'Adriatico. È posizionata in una conca protetta dalle montagne, tant'è che le fonti ce la raccontano come una roccaforte che poteva difendere gli interessi di Roma. Una posizione strategica su quello che allora era il lago del Fucino, con il Tempio di Apollo che lo dominava. Oggi al suo posto c'è la Basilica di San Pietro, con all'interno le mura romane e le colonne aggiunte in un secondo tempo. Bellissimo esempio di contaminazione tra l'eredità religiosa di ieri e oggi. Un'area senza recinti e dunque sempre visitabile gratuitamente, eccetto i depositi dove sono entrate le telecamere del TG2 per scoprire importanti reperti come il togato, il magistrato frutto di recenti campagne di scavi che hanno riportato alla luce bellissime colonne all'interno di un pozzo dove si spera che presto riprenderanno i lavori.